Parlo della casa del centurione, eppure il centurione dice: mi basta solo questo, mi basta solo la tua parola, e tu, Signore, abiti già nella mia casa, puoi già guarire la mia casa, puoi già guarire il mio servo, potremmo davvero dire il mio figlio. Allora oggi davvero chiediamo al Signore, davvero chiediamo che ci insegni queste due verità, l'umiltà di questo centurione e la sua libertà, libertà che viene davvero dalla capacità di amare e di saper condividere e di guardare gli altri non come servi, non come qualcuno che è a mia disposizione, di cui io mi devo servire per le mie utilità. Se ragiono così, corro il rischio di essere come Gerusalemme. Arriverà qualcuno più forte di me che mi invaderà, entrerà e mi distruggerà, e sarò umiliato, sarò umiliata come Gerusalemme. Apprendiamo davvero questa grande lezione da questo centurione. Abbiamo sempre la grande umiltà e la grande libertà di quest'uomo, perché il Signore possa davvero sempre entrare in noi e ricostituirci e rialzarci e renderci davvero degni di appartenere al suo regno, che è il regno di amore, il regno di pace, il regno di pace interiore, il regno di guarigione.